Buonasera. Si è conclusa a notte fonda il Consiglio Comunale di ieri sera, che ha visto l'approvazione con i voti della maggioranza dei bilanci 2013 e 2014 di SGP. Critico il Movimento 5 Stelle che si è detto pronto a presentare documenti alla Corte dei Conti e alla Procura, purché si faccia luce su ben 20 irregolarità riscontrate dai tecnici del Movimento. Per i grillini che auspicano il commissariamento, la società è già fallita e il concordato non sarà mai approvato. Astenuti Forza Italia e Sassolesi, che se da un lato hanno contestato duramente le varianti approvate al bilancio 2013, che chiude a meno 48 milioni, dall'altro hanno voluto dare un segnale di sostegno al concordato di SGP. È stato arrestato ieri dagli agenti di polizia municipale di Reggio Emilia un 31enne marocchino che in un garage di Braida deteneva ben 3 kg e 400 grammi di hashish. Denunciato anche il fratello. L'indagine era partita da un sequestro di droga effettuato in un campo nomadi di Reggio Emilia. Domani e domenica, in occasione della 16ª edizione del Concours d'Elegance Trofeo Salvalora Terme, decine di auto d'epoca italiane e straniere saranno ospiti della nostra città. Ecco le parole dell'organizzatrice Gabriella Gibertini e del direttore del Museo Ferrari Antonio Ghini, che da anni collabora all'evento. Sedicesima edizione continua ad essere sempre più importante, sempre più internazionale. Il Trofeo della Salvarola, quest'anno un ospite d'eccezione, la carrozzeria Touring. Sì, veramente dopo 16 anni siamo appunto arrivati nuovamente alla carrozzeria Touring che era stata da noi già 10 anni fa. Erano già stati ospiti da noi e quindi quest'anno saranno con 28 auto, quindi un numero veramente notevole e alcune delle quali veramente è quasi unica perché ne abbiamo un modello che sono 6 esemplari nel mondo e noi ne avremo 2. Quindi abbiamo veramente un parterre di auto quest'anno che credo che per gli appassionati sia veramente doveroso venire perché credo che vedere tante auto meravigliose insieme sia veramente difficile. Le auto sono 60 e si potranno vedere sia a Salvarola alle 10:30 tutte schierate, ma già dal sabato anche al Museo Ferrari MEF di Maranello, dove si potrà già per una giuria popolare, chi viene al museo avrà la possibilità di poter eleggere la Best of Saturday. Poi, come dicevo, la domenica alla Salvarola dalle 10:30, davanti al comitato d'onore, sfilata, presentazione di tutte le auto, al pomeriggio dalle 3 e un quarto circa, in Piazza Grande, le premiazioni per categoria e la Best of Show, diciamo, di tutta la manifestazione. Confermata anche la classica passerella il sabato pomeriggio in Piazza Garibaldi. Certo, e fra l'altro i vari partecipanti potranno visitare il Palazzo Ducale Estense, quindi chiaramente un abbinamento di tutte le nostre eccellenze, sia dal punto di vista dei motori, dal punto di vista dell'arte, della cultura e anche delle terme, chiaramente, perché poi chi vorrà potrà usufruire anche del centro benessere Balnea. E anche della ceramica. Anche della ceramica, infatti la novità quest'anno è proprio quella che nel tour, oltre a esserci tutto, come dicevamo prima, le eccellenze culturali, enogastronomiche, motoristiche, avremo anche la visita a una ceramica veramente importante come il gruppo Florim. Saremo ospiti della ceramica Florim nel mezzogiorno del sabato, visiteremo anche gli stabilimenti e questo è molto interessante perché nell'ottica di un turismo anche industriale che si sta cercando appunto di sviluppare, proprio fare un tour anche in questi stupendi esempi di ceramiche che noi abbiamo sul nostro territorio, che sono tutte da scoprire anche per chi non è proprio nel mondo stretto della ceramica oppure per chi è vicino alla ceramica e non ha mai visto queste veramente importanti, importanti realtà. Dottor Ghini, l'edizione numero 16 di questo trofeo, tante auto che arriveranno nella nostra zona, sicuramente il Museo Ferrari continua a essere il partner d'eccezione, quest'anno anche lo special guest, la carrozzeria Touring, ha una storia molto legata a quella di Ferrari. Sì, è vero, le prime Ferrari, quelle devo dire
che hanno dato l'emozione di questo nuovo marchio erano carrozzate da touring. Enzo Ferrari ha incontrato Pininfarina dopo, negli anni 50, ma già nel 1940, quando fece le auto aviocostruzioni, lui non poteva chiamare le automobili Ferrari per il contratto che aveva fatto con Alfa Romeo quando era uscito dall'Alfa Romeo, erano carrozzate da touring. E poi anche le prime Ferrari, non la prima che era stata fatta in casa, ma le prime, tra cui la straordinaria Barchetta che vinse la 24 ore di Le Mans nel 49 con Luigi Chinetti, erano carrozzate dalla touring superleggera, era questa la firma che era importante per Ferrari, perché la leggerezza nelle automobili da corsa è fondamentale. Questo concorso che con grande coraggio Gabriella Gibertini con le Terme della Salvarola realizza da 16 anni è un concorso che è diventato ormai importante a livello internazionale e ci fa piacere che sabato mattina le automobili partecipanti vengano nel piazzale qui di fronte al Museo di Maranello e il pomeriggio tra le 15 e le 16 siano di fronte alla Casa Natale, al Museo Enzo Ferrari a Modena, quindi un'opportunità per venire a visitare i musei ma anche per vedere, per chi vorrà far parte del pubblico, delle automobili straordinarie tutte insieme in occasione di questo concorso. Passiamo allo sport. I giocatori neroverdi continuano ad allenarsi a porte chiuse in vista della sfida di domenica contro il Parma, fanalino di coda della classifica. Dopo 4 sconfitte consecutive, i ragazzi di Mister Di Francesco cercheranno di invertire il trend delle ultime gare e di portare a casa qualche punto utile. Grazie per essere stati con noi, per oggi è tutto, arrivederci a lunedì!